Si gira da 24 ore e l'entusiasmo sale, nonostante via San Marco sia un budello per i grossi camion della produzione e l'appartamento in centro storico non proprio Cinecittà, la macchina è partita e il nuovo film del produttore piacentino Giorgio Leopardi, realizzato interamente a Piacenza durante il mese di maggio, punta diritto al Festival di Roma in settembre per uscire poi nelle sale in autunno. L'eredità è dietro l'angolo, il titolo, commedia con protagonisti giovani ma già molto conosciuti anche per i loro trascorsi televisivi, Fabrizio Bucci, 31enne con impegni in Donna Detective, i Cesaroni e la Donna della Domenica, e Sergio Muniz, il bello di una delle edizioni passate dell'Isola dei Famosi e interprete del film Caterina e le sue figlie. Questa sera arriva anche Deborah Caprioglio, previste varie location esterne, Piazza Cavalli, Palabanca, il supermercato della Coldiretti, la farmacia Corvi di via 20 Settembre, alcuni uffici della Questura, il Barino e forse anche il Museo della Stampa di Libertà. Leopardi spera di tornare ai successi di Belle al Bar, girato a Piacenza nel 1994, e per scaramanzia ha utilizzato stesse maestranze e stesse attrezzature. Nel cast anche numerosi attori piacentini. La qualità è importantissima per me, come sempre, perché i miei film vengano venduti anche in tutta Europa, perché sanno che la qualità, poi il soggetto può piacere o meno, no? Hai avuto la collaborazione del Comune? Guarda, sono veramente, non solo del Comune, ma anche gli altri istituti, alcune ditte, mi hanno veramente, sono soddisfatto perché non ho chiesto io, ma si sono fatte avanti loro. Questo mi fa molto piacere, sì. Entusiasta anche il regista Carlo Sarti, che volta le spalle al digitale e gira con macchine che hanno fatto la storia del cinema. Ci hanno girato Ben-Hur con delle macchine così, ma veramente. Quindi, e sono ancora, diciamo, la pellicola 35 mm che gira su queste macchine è ancora il massimo, diciamo. Quindi da quel punto di vista sono veramente contento, perché tutto quello che lo riprendiamo al massimo proprio. Quindi. Interpreti di matrice televisiva, si dice. Hanno fatto anche cinema, hanno fatto anche diverse cose al cinema. Chiaro, il cinema in Italia, il cinema che esce in sala e che è molto visibile, è raro. Quindi tutto quello che hanno fatto al cinema è uscito, ma si è visto poco. Loro hanno lavorato molto anche in televisione, soprattutto il protagonista Fabrizio Bucci ha fatto Terre Ribelle, ha fatto molte fiction televisive. Sergio Muniz è un personaggio e devo dire è una sorpresa cinematografica, nel senso che è veramente bravo e vedo l'ora di farvelo vedere quando su grande schermo, perché sarà una sorpresa, veramente una sorpresa.